è stato inaugurato e tagliato il nastro del nuovo asilo nido del comune di Scoppito, Chicchi di Grano. La struttura si trova in via Miternum, di fronte al Parco Baleno, ed è stata realizzata con un finanziamento pubblico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, inserito nel programma 6.000 campanili. Oltre a questo finanziamento, sono stati utilizzati anche i fondi regionali per il sostegno all'infanzia e i fondi non spesi nell'annualità 2016-2017, erogati dall'ente di ambito sociale su base di un contributo regionale delle politiche sociali. Siamo felici di questo risultato, ha detto Marco Giusti, il sindaco di Scoppito. Stiamo realizzando le strutture necessarie alla comunità di Scoppito, cresciuta notevolmente negli ultimi anni. Il nuovo asilo è un passo importante per la comunità, che sta puntando sui giovani e le famiglie affinché questo territorio sia sempre più accogliente e attraente per tutte le generazioni, conclude il sindaco Marco Giusti. È una grande soddisfazione per noi aprire questa struttura, tra l'altro ce n'era assolutamente bisogno per il tipo di popolazione che abbiamo qui a Scoppito, ma non solo a Scoppito, perché abbiamo l'ambizione che questa struttura possa essere utile anche ai comuni limitrofi. È stato un percorso abbastanza lungo, abbiamo partecipato a un bando nel 2013 e ecco, oggi tocchiamo con mano il risultato di un lavoro ben fatto da parte di tutti, quindi è una grande soddisfazione per me come amministrazione. Per quanto riguarda le scuole, il comune di Scoppito ha un impegno prioritario, proprio perché la popolazione che abbiamo è una popolazione con un'età media molto bassa, perché abbiamo raddoppiato la popolazione scolastica nel giro di circa 7 anni, e quindi è normale che l'amministrazione abbia questa attenzione particolare al mondo della scuola, sia dal punto di vista dell'edilizia sia dal punto di vista dei servizi. Per quanto riguarda questa struttura, è una struttura che cofinanzieremo anche dal punto di vista delle rette, quindi uno sforzo notevole da parte del Comune. Anche il progetto educativo è un progetto educativo di grande qualità e quindi ci sono tutti gli ingredienti affinché questa struttura e questa iniziativa abbia veramente le caratteristiche di una iniziativa innovativa e primaria rispetto a tutte le altre. L'asilo, dotato all'esterno di ampio giardino, si sviluppa su 235 metri quadrati. La struttura è antisismica ed è realizzata su un solo piano e ospiterà sino a 25 bambini dai 3 mesi fino ai 3 anni. Lo stabile dispone di 6 locali, aula gioco che agevolerà lo sviluppo della motricità grazie alla presenza di superfici morbide allo scopo di supportare i bambini nello sviluppo dell'equilibrio. Una stanza sarà riservata al gioco del cucù. Uno spazio sarà il laboratorio flessibile dotato di ripiani, cucina con fornelli, fasciatoio per le bambole e tanto altro. Per i più piccoli, una stanza specifica per i primi passi e per divertirsi con le costruzioni. C'è anche un'aula per le attività logiche ed individuali, un'aula a riposo e la lettura con pedane che possono essere usate anche come palcoscenico per piccole rappresentazioni. Aula per il riposo per i più piccoli con materassini contenitivi e angolo del gioco euristico. 2 bagni, di cui uno con fasciatoio, aula pranzo. Nel nido i genitori potranno trovare anche la cucina per preparare direttamente in loco i cibi per i piccoli fruitori dell'asilo. La gestione dell'asilo è affidata alla ditta AP Pluriservice dell'Aquila, risultata aggiudicataria di procedura pubblica. La struttura supera le difficoltà relative alle barriere architettoniche in quanto dotata di una rampa per diversamente abili all'ingresso principale dell'edificio.